oggi con l'apertura della terrazza Food & Lodge qui a Torino, terminiamo il programma di 3 aperture nell'ultimo trimestre del 2021. Dopo l'apertura di Mercato Centrale a Milano, della Food Hall di Napoli a metà settembre, questo è il terzo elemento collegato al food che apriamo. Globalmente abbiamo aperto in questi 3 progetti 12.000 metri quadrati di superficie food. Abbiamo avuto un impatto di nuove assunzioni sull'impiego di nuove attività di oltre 800 nuovi posti di lavoro che sono stati creati in questi 3 mesi, e soprattutto abbiamo aperto delle aree della stazione che erano chiuse, perché sia Milano sia Napoli che questa bellissima spazio qui a Torino erano dei luoghi che non erano fruibili per le persone. L'investimento è stato di 12 milioni di euro su questo spazio, sono aperti 10 ristoranti nuovi e 4 chioschi. L'obiettivo del progetto, che è stato curato da Paolo Lucchetta, era quello di dare un nuovo servizio ai visitatori di stazione. I piani di Ferrovie per quanto riguarda l'incremento di investimenti dati dal PNR, cioè l'apertura del Terzo Valico, la Torino-Lione, con l'alta velocità, sono degli elementi che cambieranno in maniera strutturale il numero di passeggeri trasportati. L'intervento sulla stazione di Torino, iniziato anche precedentemente con tutto un lavoro di refitting delle vetrine e delle insegne dei vari brand, con cui abbiamo lavorato un cambio anche di brand mix, nuovi marchi, nuovi operatori, ma non è finito, perché da una parte ci sarà un nuovo operatore, un nuovo supermercato che arriverà, e poi invece dall'altra parte ci sarà una bellissima manifestazione, una mostra su Banksy, che stiamo già ospitando a Milano Centrale, e quando finirà Milano Centrale si sposterà anche su Torino. L'obiettivo della stazione è quello di creare un luogo che crei del comfort ai viaggiatori, ma che permetta alla città di poter entrare dentro la stazione e restarci. E a noi fa anche molto piacere poter ospitare manifestazioni, lavori che possono essere fatti qui dentro. Abbiamo iniziato a un livello fantastico con Paratissima, di queste 5 opere che sono state appese, che tutti possono ammirare.